Salve e benvenuti al terzo appuntamento. Oggi parleremo di uno dei pezzi più belli della collezione Schiff Giorgini. Lo specchio. Lo specchio è stato ritrovato nella necropoli di Soleb, in Sudan, Africa. Risale al regno di Amenofi III, dal 1390 al 1352 avanti Cristo. Lo specchio è in bronzo dorato. Sfortunatamente il manico è andato perduto. Probabilmente era a forma di colonnetta e raffigurava gli steli dei fiori di loto alla base del disco per costituire un bouquet. La delicata ageminatura in oro, rame ed elettro che caratterizza su entrambi i lati i petali dei fiori e i boccioli, per la precisione descrittiva ci riporta alla decorazione delle ciotole e dei calici in faience blu dello stesso periodo in cui è presente il motivo lotiforme. Il fiore del loto blu che ogni mattina si apre per richiudersi ogni sera al tramonto era associato con l'apparizione del sole nel cielo e costituiva quindi un simbolo di rinascita. La bellezza e la cura del corpo nell'antico Egitto avevano un ruolo fondamentale, erano una vera e propria necessità, tanto che la cosmesi non aveva solo valenza curativa, ma anche spirituale e religiosa. Il corpo, considerato un luogo sacro, era così importante che la cura della sua bellezza doveva continuare anche nell'aldilà. Quindi i corredi funerari venivano dotati di oggetti da toeletta. Oltre a questo specchio, fanno parte delle collezioni egittologiche di Pisa altri pezzi dedicati alla cura del corpo, come ad esempio un vasetto di alabastro calcareo da col, un trucco in polvere usato non solo per mettere in risalto gli occhi, ma anche per proteggerli dal sole e dalle infezioni. Poi un cucchiaio per cosmetici in steatite, che ha la forma di anatra, e recipienti in pietra o vetro.
per unguenti profumati. Una domanda. Per voi sono importanti la bellezza e la cura del corpo? Pensateci. Ciao ciao! Grazie!